Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Sei pronto a partire? Ma non manca ancora qualcosa in valigia? Esatto. Non dimenticarti di inserire nel bagaglio la tua guida pratica radiofonica di viaggio prima di mollare gli ormeggi verso una nuova avventura oltre confine. Generazioni Mobili è la bussola internazionale per tutti voi professionisti globali, quelli con la mobilità nel sangue. Grazie a interviste a esperti, consigli di chi gestisce la mobilità per studio, imprese, lavoro, racconti di chi ha scritto su questo tema, ma soprattutto grazie alle preziose testimonianze di chi si trova all'estero adesso e dunque può farvi da guida. Che siate studenti, neolaureati o professionisti senior affermati, Generazioni Mobili vi aiuta a interpretare la complessità di un mondo che cambia. Un manuale per l'espatrio, un passaporto radiofonico per lavorare o studiare in Europa o fuori dal continente. Sono Sergio Nava. Vi aspetto il sabato alle 13.30, solo su Radio 24 e in podcast tutte le volte che vorrete. Basta cliccare online su Generazioni Mobili. Ci troveremo davanti a degli store alternativi? Sicuramente sì. Epic Games, che diciamo è l'azienda che ha creato Fortnite, da anni aspettava l'occasione di portare il suo Epic Games Store e l'ha annunciato ieri, arriverà anche su iOS come su Android, quindi ci sarà un negozio che vende solo giochi. Microsoft è probabile che porti il suo negozio di applicazioni, la stessa Adobe che vende i suoi software, la Creative Cloud e Photoshop, potrebbe portare il suo negozio. Quindi io prevedo che arrivino tanti negozi dei grandi brand. C'è qualche cosa in cui non siamo sostituibili da questi agenti artificiali? E la risposta, non possiamo illuderci che abbia a che vedere con qualità o quantità di intelligenza, di capacità, diciamo, di relazione, eccetera. E invece l'ipotesi che abbiamo esplorato è nell'essere responsabili, prima di tutto eticamente, solo dopo in una prospettiva giuridica che inevitabilmente dovrà seguire. Da un punto di vista appunto etico, il nostro ruolo diventerà sempre di più quello di metterci la faccia. Saremo noi a doverne rispondere verso la società, verso i nostri colleghi, le aziende, le scuole e così via. Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Mauro, abbiamo un ospite in studio oggi, vedi? Ah, caspita, chi è venuto a trovarci? Ciao mamma. Ciao mamma. Ho cambiato telefono. No. Ho cambiato operatore. Sì. Ho cambiato numero di telefono. E come no? Aia. Questo è il mio numero nuovo. Lasci stare, faccia così. Si sintonizzi su Radio 24 e ascolti Squadra Antitruffa Serpente Corallo. Perché se viene a fare questo scherzetto del cambio di telefono proprio a Marco Loconte, che è qui con me, e a me, e magari a Stefano Elli, faccia una cosa, non solo su Radio 24, ma anche sul sito di Radio 24, sulle piattaforme, cerchi Serpente Corallo Social Club. Ci sono puntate e puntate di podcast che spiegano come evitare i serpenti corallo, cioè i truffatori. Squadra Antitruffa Serpente Corallo di Stefano Elli, Marco Loconte e Mauro Meazza. Ogni domenica alle 10.45 su Radio 24. E il martedì l'approfondimento nel podcast Il Serpente Corallo Social Club sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio. Tutti mi chiedono, ehi, sei terza in Italia, che ne pensi? La mia risposta è sì, sono terza, però comunque dietro di me ci stanno delle ragazze che io conosco e quindi so che non hanno niente né in meno né in più rispetto a me, quindi adesso sono terza, però il prossimo anno posso anche essere quinta, sesta. Io mi auguro che facciano bene, che corrano forte e chi se lo meriterà andrà alle Olimpiadi, che dire. Sono qua con dei ragazzi che mi aiutano e il mio allenatore, quindi stiamo facendo un blocco più tra virgolette focalizzato su di me, mentre a gennaio eravamo invece qui tutta la nazionale con i PO, che sono i probabili olimpici. Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e anche del triathlon. In onda ogni domenica alle 6.30 e in podcast con contenuti extra. Tante voci diverse quindi. Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti. E due che non cambiano mai. Le nostre. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Deborah, pensavo che potremmo fare un promo tipo: questa non è più l'IRAP, è la flat tax con la tassa dritta, ma sui miei conti c'è nebbia fitta. Non lo so se sia il caso, Mauro. Ma no, perché poi prosegue e dice: ti giuro, se mi cerchi ecco che svanisco, prova Italo Fisco. A parte che l'ho già sentita, però direi che adesso c'è davvero troppa autorevole leggerezza. No, è vero, è un po' scanzonato, però sui temi poi restiamo serissimi. Bollette, tasse, prezzi, trasporti, tutto quello che riguarda i nostri conti ci riguarda qui a Due di Denari. Tutti i giorni dalle 11 alle 12. Con esperti, professionisti e soprattutto le richieste e i messaggi degli ascoltatori. Presto che non resisto, Due di Denari, consumi e fisco. Adesso basta però, eh. Due di Denari di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Dal lunedì al venerdì alle 11 su Radio 24. Arrivati all'ottava stagione di Off Topic, riusciamo a fare un promo serio e sereno, perché ogni volta che lo ascolto in radio non capisco mai nulla. Allora, Off Topic, fuori dai luoghi comuni, la novità dell'anno è... Vuoi dire tutto tu? Sì, tutto io a questo punto. Dillo, basta. Cosa facciamo? Qual è la novità? Beh, intanto noi facciamo sempre luoghi comuni, frasi fatte, stereotipi, eccetera. Ma perché io dovrei guardarti? Ma perché siamo simpatici, no? No, perché c'è il videocast. Quest'anno ci potete vedere anche in video sul sito di Radio 24. Nuovo quindi... sito di Radio 24. Esatto. Quindi è tutto bello lì per voi, tutte le puntate, sia in audio che in video, e soprattutto tutti gli ospiti in studio. Scusate, ma facciamo anche radio? Forse, non lo so. Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 e la domenica alle 16 su Radio 24. Grattacieli e praterie, guerra e capitalismo, potere e cibo spazzatura. Ecco l'America. Eh sì, certo, pizza, mandolino e mafia. Ecco l'Italia. Ah, dici che sono luoghi comuni? Ma certo, gli Stati Uniti sono molto di più. Ci sono tanti lati nascosti della società americana che nemmeno te li immagini. E come faccio a scoprirli? Vuoi la formula magica? Basta dire That's America! E che dovrebbe accadere? Che ogni settimana andremo dietro le quinte del mio paese per raccontare la politica, l'economia, la cultura e la società. Così potrai davvero dire di conoscere gli Stati Uniti. Ottimo!
Sto aspettando però. Ah, giusto. That's America! Beh, sulla pronuncia ci lavoriamo. That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti. Il podcast originale di Radio 24 con Alessandro Milan e Andrew Spannaus. Disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Lidia Milikovic è vittima di violenza da parte del marito. Ti uccido, le ripete lui, ma quasi nessuno sembra accorgersi della sua reale pericolosità. Loro hanno giocato con la vita di Lidia e Lidia ha pagato con la sua vita questo gioco. Destino che la unisce a quello di un'altra donna, Gabriela Serrano. Morti annunciate, morti che si potevano evitare. Sono Livia Zancaner e Ti uccido, il podcast originale di Radio 24 e del Sole 24 Ore, attraverso il quale entreremo nel circuito della violenza e capiremo che il femminicidio è solo la punta dell'iceberg. Ti uccido, Lidia e Gabriela, una storia di violenza sulle donne. Disponibile sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e sulle principali piattaforme audio. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e diciannove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Devo chiedere subito scusa agli ascoltatori perché è da 20 minuti che il sistema, stiamo trasmettendo da Roma, il sistema, il server, il mixer degli studi romani è crashato, come dicono in gergo i tecnici, e quindi abbiamo un po' di problemi a trasmettere, quindi chiedo scusa agli ascoltatori che hanno dovuto attendere. Grazie anche a quelli che si erano preoccupati, ma noi eravamo tranquillamente qui. È da circa mezz'ora che abbiamo grossissimi problemi tecnici. Adesso vediamo di riprendere in mano la trasmissione e anche la giornata economico-finanziaria, fermo restando che ancora non abbiamo alcuni elementi tecnici di supporto. Di cosa parleremo oggi? Beh, chiaramente, come già hanno ricordato i nostri GR24, parleremo del DEF o di quello che è stato presentato come DEF dal ministro Giorgetti, perché ci sono un po' di polemiche anche con l'opposizione. Il DEF, il documento economico finanziario, qui va chiarito che cos'è. Il documento economico finanziario che si presenta in questa fase, cioè diciamo in primavera, prima dell'estate, è quello che poi serve per scrivere la NADEF, che è l'aggiornamento del documento economico finanziario, e che serve per dire alla luce dello scenario economico dove l'intervento in manovra finanziaria dove si proietteranno queste cifre. Tradotto, tu stabilisci o dai una nuova stima del PIL che è arrivata all'1%, quindi ridotta rispetto all'1,2 precedentemente atteso, e anche inizia a dire: bene, con questi margini, con questo deficit, noi abbiamo questi margini di manovra. In realtà alcune parti oggi sono mancate, nel senso che sì, il governo ha detto tramite il ministro Giorgetti quest'anno cresceremo dell'1%, però poi sul tema sanità e sul tema, scusatemi, anche deficit non c'è molto altro. Il PIL programmatico rivisto all'1%, ma soprattutto per quello che riguarda il deficit viene confermata una stima del deficit ferma, e soprattutto non viene chiarito se ci sarà bisogno di una manovra correttiva o meno. Il deficit tendenziale è posto al 4,3% quest'anno, al 3,7% l'anno prossimo. Non si capisce come verrà ridotto e soprattutto mancano dei pezzi importanti, cioè la traiettoria, come va. Allora, alcuni, lo dicono le opposizioni ritengono che questo sia un modo per non svelare i conti veri, o meglio i margini o i pochi margini sulla manovra finanziaria prima delle elezioni europee.
Questa vabbè, l'accusa che viene mossa. Per altri versi il ministro Giorgetti ha detto: attenzione, era successo 4 volte nel passato di presentare solo la fotografia e non, diciamo, i margini di manovra. È vero, attenzione però, che era successo nei governi sempre dimissionari. Gli ultimi due casi furono governo Gentiloni nel 2018 e governo Draghi nel 2022, in cui il governo, siccome era dimissionario e stava uscendo, diede solo la fotografia dell'andamento, diciamo, della cornice, e non diede altro. In questo caso però il governo è pienamente in carica, quindi insomma qualche dubbio resta, più di un dubbio, e ne parleremo ampiamente. Parleremo anche della polemica sulla spesa sanitaria, perché c'è il rapporto del Gimbe oggi, e in sostanza, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, lo ha scritto anche bene Gianni Trovati su Sole 24 Ore, quello che tu devi guardare sulla spesa sanitaria non è il dato assoluto, il valore assoluto dei miliardi, ma è la proporzione di questi miliardi sul PIL. E allora il 6,3% del PIL è il livello più basso di spesa sanitaria dal 2007. È chiaro che il governo dice: ma noi abbiamo messo 134 miliardi, sì, ma 134 miliardi scontano anche l'effetto inflazione. Ecco perché dico: tu devi guardare la cifra poi in proporzione con il PIL. È cresciuto in termini assoluti di 3 miliardi quest'anno e 4 l'anno prossimo. Però attenzione che quest'anno si attesta al 6,27% del PIL, e quindi il livello più basso dal 2007. Servirebbero 9 miliardi per tornare al 6,7% di spesa sanitaria nel PIL. Lo dico perché molte volte su questo si gioca tra numeri e, diciamo, e percentuali. La cosa corretta in questo caso è guardare sempre le percentuali. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Copriremo anche un tema che era rimasto in evaso nella puntata di ieri. Mi riferisco all'utilizzo di pannelli fotovoltaici, come raggiungere possibilmente un'indipendenza più forte dalla Cina, anche attraverso il riutilizzo dei pannelli stessi. Andiamo rapidamente con le notizie in breve, perché devo recuperare tutti i minuti persi per via del blocco tecnico. Per quello che riguarda i mercati finanziari, dico subito che la giornata oggi non è delle migliori. Milano perde l'1,1%. Tutti attendono l'inflazione americana di domani e giovedì la Banca Centrale Europea. L'America non ha dato una mano: meno 0,50 al Dow Jones, meno 0,30 al Nasdaq, meno 0,50 anche lo Standard & Poor's. Ancora per quello che riguarda i Milano, appunto, meno 1,06%. Di positivo c'è Diasorin in più 3,43%. Telecom Italia più 1,5%, STMicroelectronics Electronics più 1,30%, Inuit più 0,70% come Stellantis. Negativo pesante il calo di Leonardo, meno 8,5% l'ex Finmeccanica. Che cosa è successo? Goldman Sachs ha tagliato le valutazioni sui titoli della difesa, che erano molto molto cresciuti. E non è l'unico Leonardo a perdere, perdono anche gli altri titoli europei, Buy System il 5, Thales il 5%. Attenzione che Leonardo però negli ultimi 12 mesi, come tutti i titoli legati al settore difesa, era cresciuto tantissimo, del 107% per la precisione. Male anche Iveco Group, meno 5,80%, Pop di Sondrio meno 3,5%, Monte dei Paschi meno 2,70%, Cucinelli meno 2,36%, Unicredit meno 2,20%, Amplifon meno 2,20%, e qui pesa l'indagine conoscitiva della G-Com, criticità sulla trasparenza nell'offerta al pubblico. All'inizio è arrivata a perdere anche il 5% Amplifon dopo la segnalazione dell'antitrust. Poi Monte dei Paschi prosegue il calo dopo le parole di Giorgetti, che è convinto, ha detto il ministro nel presentare il DEF, che questo sarà l'anno buono
per il Monte dei Paschi e il titolo cede appunto il 2,72%. Tra l'altro vedo che le parole di Giorgetti sulla rete, ha detto che Chiar è l'unico che ha offerto un piano realistico, il piano per team è l'unico realistico, e il titolo Telecom invece in questo caso ha guadagnato l'1,5%. Vado rapido sugli altri mercati. Allora, il prezzo del petrolio è leggermente in calo, ma a $90 Brent e 86 WTI. Prezzi poco mossi alla pompa, ma sempre su livelli molto alti da 6 mesi. I più alti, 1,908 euro al litro ieri, il gasolio 1,809 euro. Il governo ha escluso che vi sia all'esame qualche provvedimento sulla benzina. Il gas costa invece 28 euro ad Amsterdam, un anno fa 52, l'elettricità 79 euro, un anno fa 161. Allora, qualche altra notizia per quello che riguarda le notizie in breve. Gli utili delle imprese sono scese nel quarto trimestre nell'area euro. La quota degli utili delle imprese è scesa dal 40,5 al 40,3%, è il valore più basso dal terzo trimestre 2020. Ancora, mentre c'è molta attesa per le decisioni della Banca Centrale Europea, oggi c'è una prima stima con un ritocco dei tassi tra giugno e luglio. Un mutuo medio potrebbe scendere di circa 22 euro e arrivare a costare fino a 100 euro in meno a giugno del 2025, chiaramente mutui a tasso variabile, anche perché l'Euribor tende a muoversi anticipando le mosse della Banca Centrale. Infatti è sceso in questi ultimi giorni sotto il 3,90% per quello che riguarda l'Euribor a 3 mesi. C'è anche all'interno della presentazione del DEF, c'è stato anche un botta e risposta tra il ministro Giorgetti e il commissario europeo Gentiloni. Ieri Giorgetti aveva detto la scadenza su PNRR, la scadenza del 2026 è sprone, ma dobbiamo valutare i tempi necessari per fare bene. E oggi Gentiloni ha escluso che vi possa essere una modifica al termine del giugno 2026, bisogna accelerare sul PNRR. Stiamo lavorando, ha detto il commissario europeo Gentiloni, per un'attuazione più snella del PNRR. Finora abbiamo erogato 225 miliardi complessivamente. Ora Giorgetti ha in qualche modo risposto a Gentiloni, adesso faccio ascoltare questo passaggio, dicendo: io faccio ministro dell'economia, Gentiloni fa il commissario, io ho solo in qualche modo espresso un auspicio. Sentiamo questo passaggio. Ah, cosa risponde a Gentiloni? Che lui fa il commissario, la Lagarde fa la governatrice della Banca Centrale Europea, io faccio il ministro dell'economia. Posso esprimere il mio auspicio? Io esprimo il mio auspicio. È una bestemmia? Non lo so. Dico semplicemente che tra colleghi ministri tutti quanti ci diciamo questo e la commissione rimane ferma sul punto. Chissà, magari la nuova commissione valuterà diversamente. E poi Giorgetti è tornato anche sul tema del bonus edilizio. L'andamento del debito è pesantemente condizionato dai riflessi del pagamento dei crediti fiscali, c'è una massa di 220 miliardi di crediti edilizi, quando scenderanno in forma di compensazione, quindi minori versamenti nei prossimi anni, diventeranno a tutti gli effetti debito pubblico, anche fini contabili, oltre a essere già di fatto oggi debito pubblico in termini di impegni assunti nei confronti dei cittadini italiani. È chiaro che diventano debito, sono tasse in meno e vanno a aumentare il debito.
E poi volevo parlare prima del metodo della pubblicità anche di noi, o meglio di dove sarà impegnata Radio 24 assieme a tutto il gruppo Sole 24 Ore come ogni anno, ossia Festival dell'Economia di Trento presentato oggi a Milano. E tra l'altro durante la presentazione il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha annunciato che l'accordo con il gruppo Sole 24 Ore per organizzare appunto il Festival dell'Economia di Trento è stato rinnovato per altri 3 anni. Il tema è che il primo accordo è stato di 3 anni e riguardava il 22, il 23 e il 24, e nei mesi scorsi le nostre strutture amministrative hanno impostato il percorso per individuare l'organizzatore dei prossimi 3 anni, quindi 25, 26, 27, e nel programma presentato il Sole 24 Ore ha presentato un programma importante che è stato ritenuto tale dalle commissioni valutatrici, e quindi per me è anche, diciamo, stato un motivo di orgoglio venire qua e annunciare qua questa decisione, che sarà poi messa a terra da una delibera della giunta provinciale delle prossime settimane. C'è una grande partecipazione da parte degli abitanti e del territorio, è sempre molto atteso, come noi abbiamo questa sensazione, si è sempre molto atteso. Sì, devo dire che questa formula del Sole 24 Ore, che riesce anche a raccontare l'economia in modo diverso, che non è facile, l'economia è un tema che è complesso, però riesce a raccontarlo anche cercando di interagire con i giovani, e questo è fatto possibile sì dal Fuori Festival indubbiamente, ma anche dalle modalità con cui il festival vero e proprio cerca di raccontare i temi. E ricordo appunto come è avvenuto negli anni passati, molti programmi di questa radio saranno in diretta da Piazza Cesare Battisti, dove avremo gli studi, parte anche dei GR, molti programmi non solo dal giovedì e del venerdì ma anche del fine settimana, incluso Focus Economia. Avete sentito un pezzo dell'intervista appunto al microfono della nostra Marta Cagnola, che ha raggiunto anche dopo la presentazione del festival l'amministratrice delegata del Sole 24 Ore Mirgia Cartia d'Asero, che ha detto insomma il festival è nel DNA, incarna il piano industriale del Sole 24 Ore. Sì, squadra che vince non si cambia, abbiamo avuto già 2 festival dove abbiamo dato grande prova di questo binomio indissolubile ormai che funziona tra le istituzioni trentine e tutto il gruppo 24 ore, perché certamente c'è il palinsesto del direttore Tamburini, certamente c'è il Fuori Festival dove Federico Silvestri ha fatto anche quest'anno un egregio lavoro, ma c'è dietro tutta la macchina del gruppo, perché non si risparmia nulla, il Radio 24 lo sapete bene, ma anche l'agenzia di stampa Radio Core, anche 24 ore Cultura, quindi tutta la macchina del gruppo che sostiene questo evento, che insomma insieme agli altri 120 l'anno è un po' però la punta di diamante. Quindi siamo contenti di questo rinnovo, siamo molto entusiasti, allo stesso tempo sentiamo la responsabilità di fare sempre meglio. Il filo conduttore è Quo Vadis, i dilemmi del nostro tempo, quindi nel filo conduttore c'è già una domanda, perché porsi domande è l'aspetto più importante. Sì, infatti abbiamo ricordato che ci saranno tante risposte, ma soprattutto ci sarà un confronto con i giovani, quindi intergenerazionale, in cui sarà importante porsi le domande giuste, quindi uscire da lì anche con un angolo di vista che magari prima non si era preso in considerazione. Quindi bellissimo questo titolo, credo che sia molto azzeccato considerando l'era in cui, io dico, c'è l'unica certezza e l'incertezza in questo scenario macroeconomico e geopolitico così complesso, quindi spero che tutti saremo in condizione di dare un messaggio di pace innanzitutto, e anche però di speranza per nuovi punti di vista, nuovi confronti intergenerazionali. Abbiamo citato i giovani, perché fin dai bambini saranno protagonisti in questo festival. Sì, in più punti il palinsesto del festival e quello del Fuori Festival pongono l'attenzione a diverse generazioni. Oggi il direttore Tamburini è stato così orgoglioso di presentare uno dei panel più rappresentativi di queste tematiche, i bambini nascono per essere felici, ma non è l'unico, c'è poi un ampio programma che vede i giovani protagonisti non solo del loro futuro ma anche del loro presente, perché bisogna imparare per noi ad
ad ascoltarli in tutte le loro forme di espressione, e quindi ci saranno influencer, creator, youtuber sulle tematiche che possono andare dalle criptovalute alla cybersicurezza, ma anche a temi più leggeri, e quindi i giovani al centro di questo festival. Si parlerà molto di donne. Si parlerà con donne, per le donne, e quindi un panel nutrito di presenza femminile. Qua il direttore Tamburini ha fatto uno sforzo, quest'anno abbiamo il 35% di partecipazione di panelist ai nostri eventi, ma non è soltanto lì che si vede l'attenzione per la diversità, ci sono anche tematiche che riguardano le donne. Io in particolare tengo a quella dell'educazione finanziaria, che ritengo sia una leva essenziale per l'emancipazione femminile e per il contrasto alla violenza di genere, quindi tanti gli argomenti che coinvolgono le donne e ogni altro tipo di diversità. Così appunto Mirja Cartier d'Azerio al microfono della nostra Marta Cagnola. Andiamo su meteo e pubblicità e poi torniamo in diretta, mezzi tecnici permettendo. 5% in diretta, 5%. Ore 5%. Con degli interessi così non sentirai altro. Apri conto corrente arancio e accredita lo stipendio. Hai il 5% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale fino a 100.000 euro con attivazione di conto corrente arancio e conto arancio fino all'11 maggio 2024 o a esaurimento plafond. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Garudaus, la primavera, profuma di novità. Gusta le originali chicken steak, deliziose sovracosce di pollo servite con tre salse golose, o le nuove patatine fritte loaded con salsa cheddar e bacon croccante. Ti aspettiamo nei ristoranti Roadhouse e The Ora all'aperto. Ciao, come si chiama la soluzione per la gestione digitale delle informazioni? Arxivar. In azienda dobbiamo archiviare i dati direttamente dal nostro gestionale. Arxivar lo fa. E gestire i processi di approvazione. Arxivar lo fa, eppure bene. E firmare digitalmente i documenti e conservarli a norma. Ma certo! Guarda, fai prima visitare www.arxivar.it e scopri quanti problemi ti risolve. Arxivar, la soluzione per la gestione digitale delle informazioni della tua azienda. Non lo ripeteremo mai abbastanza, con gli Eco Days Ford raddoppia la rottamazione statale. Nel senso che oltre agli incentivi statali ci sono anche gli incentivi Ford. E poi c'è il vantaggio del tasso zero. Vai su Ford.it. Non te lo far ripetere, eh? Eugenio della Lampada. Eccomi, Valerio. Allora, vorrei qualcosa di più smart per la pausa pranzo. Sì. La spesa e il delivery. Che mi faccia risparmiare sulle tasse della mia azienda. Magari in app o card. Bravo. Ma Valerio, esiste già. Ticket Restaurant, la soluzione geniale per la deduzione fiscale. Ah, vabbè, allora vado su ticketrestaurant.it. Cashmere Ultra Fine a falconeri. Ideale per ogni stagione. Da 149 euro. Vi presenta... Tempo in diretta. Ancora rovesci e temporali al nord-ovest nelle prossime ore, così come su Sardegna e Alta Toscana, regolarmente nuvoloso altrove. Domani al mattino saranno ancora una volta le regioni nord-occidentali della Toscana ad avere la nuvolosità più compatta, ancora con rovesci e temporali, nubi sparse altrove. Col passare delle ore non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, temperature massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. L'occasione perfetta trova sempre la sua strada. Guida Volvo XC40 Mild Hybrid con noleggio a lungo termine a privati. Canone mensile a partire da 350 euro, 8.000 euro di anticipo, durata 36 mesi e 100.000 km inclusi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 al 30 aprile, riferita a XC40 B3 Mild Hybrid Automatico Essential Model Year 25, salvo approvazione di Arval Service Lisa. Importi IVA inclusa, servizi inclusi e limitazioni su volvocars.it, sezione offerte noleggio. Due partner, una missione, il massimo delle performance. Einel è partner di Mercedes AMG Petronas Formula One Team. Raggiungi anche tu le migliori prestazioni con il sistema a batteria intercambiabile Power Exchange. Einel, eccellenza nella batteria. Ci sono squadre dove a giocare sono i proprietari. Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità. E Confcooperative le tutela tutte. Contatta la sede più vicina. Confcooperative.it.
Dipendenti felici e meno tasse da pagare. Se hai un'azienda, scegli Flexi, leader mondiale per i benefit aziendali, come buoni pasto 100% deducibili e utilizzabili per la pausa pranzo e per la spesa, e buoni acquisto per lo shopping in 20.000 negozi fisici online. Aumenta il benessere dei dipendenti risparmiando sulle tasse. Scopri come su flexi.it. Per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro. È l'energia di Repower. Efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda, elettricità e gas inclusi. Repower, l'energia che ti serve. Focus Economia. Us. 17:43 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, appunto mixer permettendo. Andiamo avanti. Allora, dicevo, era rimasto in sospeso ieri il tema all'interno dell'allarme lanciato dai ministri italiano, francese, tedesco. Attenzione, se l'Europa non si sveglia resterà stritolata tra Cina e Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno un piano da 1.000 miliardi di aiuti, il famoso piano IRA. La Cina continua a finanziare le sue imprese, soprattutto il tema che di nuovo abbiamo trattato ieri col professor Nocci e che per primo l'aveva anticipato, e cioè una Cina in stagnazione economica o rallentamento economico, con consumi bassi, deflazione e quant'altro, rischia di invadere, non è che rischia, con ogni probabilità, lo ha detto anche il segretario del tesoro americano Janet Yellen, andrà a portare, a cercare di vendere i suoi prodotti sugli altri mercati, con due caratteristiche, con due conseguenze. Uno, che qui non si tratta di prodotti a basso valore aggiunto, come ricordavamo ieri, quelle della prima ondata di prodotti cinesi, in cui tu potevi dire alle imprese italiane e europee: spostatevi sulla fascia medio-alta. No, qui parliamo di auto elettriche, di motori, di pannelli solari e quant'altro. L'altra caratteristica è che il rischio molto forte, qui la Yellen ha citato, lo ricordavamo ieri, cosa capitò con l'acciaio, che essendo prodotti fatti da fabbriche sovvenzionate dallo Stato cinese, dal Partito Comunista de facto, bene, questi andranno a essere esportati non su regole di mercato ma sotto costo. Questo è l'altro rischio molto paventato, quindi distruggendo anche qualunque altra industria concorrente, mentre l'Europa è così attenta al suo interno sulle regole della concorrenza. Perché torno a parlarne? Perché vorrei ricordare due cifre. La prima è che la Cina esporta il 90% di tutti i pannelli solari utilizzati nel mondo già adesso. L'anno scorso noi abbiamo importato come Unione Europea dalla Cina 203 milioni di pannelli, sono 254.000 containers. Se messi in fila potrebbero collegare Torino con il circolo polare artico. Questo comporta tra l'altro tensioni sull'argento. Il fotovoltaico utilizza il 15% dell'argento al mondo e arriverà in questo modo a utilizzare il 100% nel 2040 dell'argento estratto in un anno, quindi estratto all'anno al mondo. C'è la carenza di sabbia silicea, e che è anche il secondo materiale più utilizzato al mondo. Ne parliamo perché dall'Italia arriva anche un tentativo, come abbiamo fatto anche nel passato, di trovare una soluzione non definitiva ma parziale, ma sempre una soluzione. Ringrazio l'amministratore Gatto e cofondatore di Coesa, Federico Sandrone. Buonasera Sandrone. Buonasera dottor Barisoni. Allora, ieri ero riuscito solo a salutarla. Voi avete sviluppato un progetto che si chiama Keep the Sun, per fare che cosa? Visto che l'Italia è campione nel riciclo, l'abbiamo detto più volte, non solo degli imballaggi a livello europeo, se ho ben capito, smaltire i moduli non più utilizzabili, recuperare i materiali e creare pannelli, diciamo, riciclati? Ma allora, sì, la piattaforma in realtà nasce da un concetto, il fatto che il pannello ha una vita utile molto molto lunga.
parliamo di 20 anni tranquillamente, ma ormai le statistiche ci dicono anche superiori ai 30 anni, l'unica cosa che fa è decadere un minimo da un punto di vista di efficienza energetica. Un pannello dopo 20 anni comunque produce ancora l'80%. Questa piattaforma mette, diciamo, in contatto sia chi lo vuole riutilizzare, quindi spinge il riutilizzo, non solo il riciclo, proprio il riutilizzo del bene, e anche il riciclo, appunto, perché ci sono già realtà in Italia che riescono ad andare a recuperare l'alluminio, il vetro, tutti i prodotti principali che restano qua. Perché lei ha detto una cosa assolutamente corretta, la dipendenza è dalla Cina ed è estremamente preoccupante, quindi dovremmo fare anche dei ragionamenti di filiera, ma non riusciremo ovviamente mai a produrre internamente tutta la quantità di moduli che oggi importiamo dalla Cina. Dovremmo strategicamente riuscire a realizzare una parte in Europa, ma sicuramente il concetto di riutilizzo è fondamentale, perché questo è un bene che noi abbiamo qua una volta comprato, non è un bene come il petrolio o il gas che una volta utilizzato svanisce, quindi siamo dipendenti da altri paesi ma svanisce. Questo è quasi un prodotto che si può assimilare a un'infrastruttura, una volta che viene preso rimane nelle nostre mani ed è, secondo me e secondo noi, ma il mercato ci sta dando ragione, fondamentale iniziare a pensare dove possiamo essere a questo punto più competitivi nei confronti degli altri paesi come la Cina. Ecco, mi dica una cosa, i costi, cioè le dicevo, l'80% di un pannello anche dopo 20 anni ancora lavora, nel senso come produzione, non lavora a piena efficienza, ma lavora. Ma io se devo immaginare di che riciclo posso, fino a che punto può arrivare il riciclo dei materiali impiegati, vetro, alluminio, plastica, silicio, componenti, e diciamo quanto questo può portare alla creazione di nuovi pannelli? Allora, non può portare alla creazione di nuovi pannelli. Di base oggi il riciclo porta alla vendita della materia prima. Dei materiali, quindi, esatto, oggi si ricicla facilmente fino al 90% del pannello. Quando dico facilmente vuol dire che il costo è competitivo sul prezzo di mercato. E parliamo tendenzialmente del vetro, che è la parte preponderante anche in peso, dell'alluminio, che sono le scocche laterali, della parte di cablaggio. Questo è quello facilmente recuperabile e che il costo, il gioco vale la candela, no? Dico sempre, quindi ha un senso a livello economico. Ci si sta spingendo ad arrivare fino al 99% con recupero anche dell'argento e delle celle in silicio, che attualmente però è sotto sperimentazione con dei progetti criogenici, eccetera. Quindi attualmente quella è una parte un po' più costosa, che comunque porterebbe a del materiale assolutamente pregiato all'interno dei pannelli, quindi assolutamente riutilizzabile nel mercato delle materie prime. Quindi non per fabbricare nuovi pannelli, ma per rimettere in vendita sulle materie prime. Poi dalla materia prima va nei canali di distribuzione, ecco, non so dire se arriverà direttamente di nuovo a un nuovo pannello. Mentre invece il riutilizzo, questo va tantissimo nei paesi più sottosviluppati, diciamo, con un costo della manodopera di installazione più basso, con superfici maggiori, perché lei si immagini che appunto questa superficie, perché alla fine i pannelli occupano un'area, quest'area produce 100, dopo 20 anni produce 80, chi non ha problemi basta che mette un'area in un'area di 120 e più pannelli e producono la stessa identica quantità. Quindi oggi va tantissimo il riciclo nei paesi, diciamo, cioè, riutilizzo, dice lei, il riutilizzo nei paesi diciamo in via di sviluppo, perché tu dici avendo anche maggiori superfici non è importante l'80% rispetto al 100%, al massimo aggiungi un 20% in più di capacità, mentre il riciclo riguarda più noi, anche da questo punto di vista. Quindi, assolutamente sì, ha un mercato già interno nel nostro stesso paese, quindi oggi viene rivenduto e rimesso in ciclo a chi acquista materie prime direttamente in Italia, quindi quello è un processo interessantissimo nel quale la materia prima che arriva alla fine sotto forma di prodotto finito dalla Cina, poi ci rimane qua. Quindi questo a livello strategico è sicuramente un qualcosa su cui come consumatori, visto che noi oggi siamo consumatori,
consumatori. Sì. E vogliamo tornare ad essere anche un po' produttori, ed è una cosa fondamentale da fare, una parte di filiera deve essere riportata, ma nel frattempo sfruttiamo a nostro vantaggio quello che siamo, quindi dei consumatori, e proviamo a riutilizzare le materie e a riciclare soprattutto le materie che abbiamo qua. Allora, grazie anche, mi interessava questo approccio, l'analisi di ieri restava incompleta, grazie Federico Sandrone, amministratore legato e cofondatore di Coesa. Adesso iniziamo, anzi no, prima di andare sul DEF vero e proprio, vorrei restare ancora una volta sul tema sanità, perché oggi c'è stato anche il rapporto del GIMB sul tema, e non è un rapporto esaltante, perché dice che in Italia quasi 2 milioni di persone non si curano per motivi economici. Anche se in realtà sono 4 milioni e 200 mila le famiglie che hanno limitato le spese per la salute, in particolare al sud, ma quelle che hanno rinunciato per motivi economici, guardando, dice l'analisi della Fondazione Gimbe, guardando i dati Istat, sono quasi 2 milioni, 1 milione e 900 mila. Ora ringrazio il presidente Nino Cartabellotta della Fondazione Gimbe. Buonasera presidente. Buonasera Radissone, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, senta, noi veniamo da una polemica che è durata giorni interi, ma in realtà il Sole 24 Ore, a mio avviso, non perché sia il giornale di casa, ma ha mantenuto la linea più corretta. Se tu vai a vedere i soldi spesi, Giorgio Meloni, la Presidente del Consiglio, dice la cifra è record a 134 miliardi, ok? Se vai a vedere la cifra in proporzione al PIL, invece la fotografia è diversa, perché siamo sotto al 6,3%, ai minimi dal 2007, e servirebbero altri 9 miliardi, come bene ha scritto Gianni Trovati, per tornare al 6,7%. E il tema è di dotazione della spesa sanitaria, o diciamo da questo punto di vista, da quello che voi avete visto con i dati Istat, o di dove vanno i soldi di questa dotazione? Perché c'è molta polemica, parte vanno per i gettonisti, non si sta pensando ai nuovi ingressi. Prego Cartabellotta. Ma guardi, ci sono due aspetti da considerare. Il primo è che il finanziamento pubblico in Italia è troppo basso in termini sia di percentuale del PIL nel confronto con gli altri paesi, sia in termini di spesa sanitaria pro capite, perché noi abbiamo identificato il 2010 come l'anno in cui la spesa sanitaria pubblica pro capite comincia a ridursi rispetto a quella della media dei paesi europei, cioè nel 2010 sostanzialmente eravamo alla pari. Anno dopo anno siamo arrivati al 2022, che è l'ultimo anno disponibile, abbiamo accumulato un gap di circa 830 euro pro capite, che sono quasi 48 miliardi, ma se noi sommiamo i gap di tutti gli anni dal 2010 al 2022 raggiungiamo una cifra che io ho definito mostro di circa 334 miliardi. Allora, siccome in questi 15 anni si sono praticamente succeduti governi di tutti i colori, la prima considerazione è la sanità, la spesa sanitaria è stata utilizzata da tutti i governi come un bancomat, sia per esigenza di finanza pubblica del paese, sia per investire in quelle che sono diciamo priorità legate ai vari elettorati. E questo è un punto, è il primo punto fermo. Il secondo punto fermo, Cartabellotta, me lo dice dopo il GR24, perché un attimo, GR 349 238 6666, per SMS WhatsApp. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma. Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio. Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile. E ci mantiene giovani. Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane. Perché Oliveto è Oliveto. Dall'11 al 14 aprile va in scena la 13ª edizione di Mia Photo Fair, la fiera evento internazionale dedicata alla fotografia. Centinaia di gallerie, decine di mostre e talk ti aspettano all'Allianz Mico di Milano. Mia Photo Fair, 11-14 aprile. Info su miafair.it. Aspria Harbor Club, un'oasi a Milano dove vivere la vita al meglio. Strutture eccezionali per fitness e spa, ampi spazi all'aperto per rilassarsi e trascorrere il tempo in famiglia, oltre ad aree dedicate al business. Live life active, live life together, live life well. Aspria.
Ci fermi, Brignani! È sempre lei, che vuole? Sono rimasto a piedi, mi darebbe il passaggio? Grazie, è comodissimo, Brignani. Il furgone del mio amico, mica è così. E digli di comprarsi un Daily. La risposta è sempre Daily e comunque sono Brignano. Iveco Daily in pronta consegna, tuo con Iveco incentivi. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi e in più tasso 1,99 e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro. Fino al 30 aprile presso le concessionarie aderenti, salvo approvazione Iveco Capital. Info su iveco.it. La risposta è sempre Daily. Let's go! Da MediaWorld è tempo di Spring Party, perché la migliore tecnologia sboccia in primavera. Fino al 14 aprile, Smart TV Hisense 65 pollici a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MediaWorld, let's go! Maestro Bruno, perché dovrei cambiare divano? Amadeus, perché in poltrone soffà la qualità italiana sta in ogni dettaglio. E la libertà di scelta? Beh, con oltre 80 divani e più di 300 tessuti, hai possibilità di combinazioni infinite. Va bene, ma il prezzo? Prendi questo, Taviano. Fino a domenica è scontato del 40%, solo 989 euro. E sul resto della collezione? La consegna è gratis. Per tutto questo e molto di più, poltrone soffà, solo divani di qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Sono Gianluca Nicoletti. Per 10 anni Radio 24 mi ha fatto seguire nei miei viaggi in treno. Per fare perdere ogni mia traccia sono salito a bordo di una nave e sto viaggiando verso il mare aperto. Le storie di vita degli altri viaggiatori mi faranno compagnia. A ogni porto loro scendono, ma io resto. Sarà inutile continuare ad aspettarmi al molo, perché io non voglio più tornare sulla terraferma. La nave va, di Gianluca Nicoletti. Sabato alle 14 su Radio 24. Se vuoi trasmettere la tua storia al viaggiatore senza approdo, scrivi a lanaveva@radio24.it. In collaborazione con... Con ricarica d'estate, viaggi verso la bellezza a un prezzo speciale. Info e prenotazioni in agenzia viaggi e su msccrociere.it. Il segnale orario vi è offerto da Multimac, Mobile Computing Enterprise, per migliorare le operazioni nella supply chain. Sono le 18. GR24, il sole 24 ore. Esplosione in una centrale idroelettrica nel Bolognese, ci sono morti e dispersi. Israele, 40.000 tende per evacuare i civili da Rafah. Netanyahu, l'offensiva ci sarà. Via libera al DEF solo tendenziale. Giorgetti, impegno a confermare i tagli fiscali nel 2025. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Si aggrava il bilancio dell'esplosione nella centrale idroelettrica di Suviana, nell'Appennino bolognese, avvenuta oggi pomeriggio intorno alle 15 a 30 metri di profondità. Erano molti gli operai al lavoro in quel punto, i soccorsi sono difficili, ci aggiorna in diretta il nostro Dario Ronzulli. Buon pomeriggio, al momento da quanto riferisce il 118 le persone coinvolte sono almeno 12, di cui 3 morti e 6 dispersi. Sono ancora in corso le ricerche ma anche le indagini per capire effettivamente quanti operai erano coinvolti nel momento dell'esplosione nei lavori. L'incendio si è verificato a circa 30 metri di visibilità, le operazioni di soccorso sono estremamente complicate. Secondo il sindaco di Camugnano, Marco Masinara, erano in corso dei lavori alle turbine e all'interno della struttura si trovava parecchio personale. L'incidente si è verificato sotto il livello dell'acqua, c'è anche parecchio fumo ed è per questo che i vigili del fuoco stanno faticando a entrare nei locali. L'incendio sarebbe venuto al piano meno 9, dove ci sono i trasformatori. Impossibile al momento anche ipotizzare le cause dell'incidente, per le quali saranno fondamentali le testimonianze
di chi era sul posto. I locali al momento sono sommersi dall'acqua, non sono possibili i soccorsi, tantomeno i sopralluoghi per capire cosa è successo. Ripetiamo però, a quanto riferisce il 118, persone coinvolte sono almeno 12, di cui 3 morti e 6 dispersi. E per il momento è tutto. Grazie a Dario Ronzulli, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni del GR. Esteri, il governo di Israele sta acquistando 40.000 tende per preparare l'evacuazione di centinaia di migliaia di palestinesi dalla città di Rafah nel sud di Gaza. Completeremo l'eliminazione dei battaglioni di Hamas anche a Rafah, ha ribadito il premier Netanyahu, nessuna forza al mondo ci fermerà. Torniamo in Italia. Si è spento oggi all'età di 65 anni Paolo Pininfarina, presidente del gruppo omonimo e nipote del fondatore. Fino all'ultimo, sottolinea una nota, gli sono stati vicini la moglie Ilaria, i suoi 5 figli e la madre Giorgia. Inchiesta a Palermo per mafia e voto di scambio. I carabinieri hanno arrestato l'ex consigliere comunale di Palermo di Fratelli d'Italia, Mimmo Russo. Storico referente dei precari palermitani, Russo è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento di economia e finanza, il DEF, come annunciato, senza la parte programmatica che sarà definita entro il 20 settembre. Il governo, ha spiegato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, intende confermare per il 2025 il taglio del cuneo fiscale e dell'IRPEF per i redditi bassi. Approfondimenti sul DEF e le altre decisioni economiche del Consiglio dei Ministri andranno in onda dopo il GR in Focus Economia. Nel 2022 la spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie italiane ammonta a quasi 37 miliardi di euro. È l'analisi della Fondazione Gimbe su dati Istat. Oltre 25 milioni di famiglie hanno speso per la salute in media 1.362 euro l'anno. 4,2 milioni di famiglie hanno limitato le spese per la salute, in particolare al sud, e quasi 2 milioni di persone hanno rinunciato a prestazioni sanitarie per ragioni economiche. Per il tennis è già finito il cammino di Matteo Berrettini sulla terra rossa di Monte Carlo. Reduce dalla vittoria a Marrakesh di domenica, oggi il 28enne romano si è arreso nettamente al primo turno al serbo Kecmanovic per 6-3-6-1. Stasera in campo Musetti, che affronta il francese Fils. Ritirato per un problema a un braccio, lo spagnolo numero 3 al mondo Carlos Alcaraz. Al suo posto ha ripescato Lorenzo Sonego. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee. La nuova gamma Fiat Professional è pronta a supportare il tuo lavoro. A partire da 18.900 euro oltre IVA, fino al 30 aprile. Ti aspettiamo in concessionaria. Maggiori info e consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Fede, prova questo vino. Dal colore si denota una perfetta gestione dei processi aziendali. E l'aroma è quello di una filiera ben tracciata. E hai notato il controllo delle performance? Sì, fin dal primo sorso. Quando il vino è gestito bene, si sente. Scegli iWine, la suite gestionale per organizzare al meglio l'intera filiera vitivinicola, da piccole cantine a grandi realtà. Scopri di più su i-wine.online. iWine è un software APRA. Questa è Bar Group. Radio 24 ti invita all'evento digitale gratuito Le sfide della mobilità del futuro, Digital Roundtable. Il 10 aprile alle 15, Massimo De Donato farà il punto insieme agli esperti sui profondi cambiamenti che stanno spingendo il settore e quali fattori possono rappresentare un'occasione di rinnovamento per l'intera filiera. Per partecipare, vai su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con Mundis, gestiamo infrastrutture e servizi di mobilità green. Focus Economia.
e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo ragionando con il presidente del GIMBE, della Fondazione GIMBE, Nino Cartabellotta, dell'analisi che loro hanno effettuato sui dati Istat. E quindi, Cartabellotta, lei ci stava dicendo, innanzitutto dal 2010 in poi, noi che avevamo una spesa pro capite e anche una spesa sanitaria in percentuale al PIL in linea con il resto d'Europa, iniziamo a tagliare sempre lì. Un po' l'austerity imposta dall'Europa e dalla Germania, ma la sanità è diventato il bancomat. In questo senso, quindi, ha ragione il governo nel dire: ma guardate che non è che si può incolpare noi. Il punto è che anche questo governo, se ho ben capito Cartabellotta, continua ad avere una percentuale di spesa sanitaria pro capite e in percentuale al PIL del tutto distante dal resto d'Europa. Assolutamente sì, perché di fatto noi ci riferiamo alla nota di aggiornamento del DEF del 2023, dove il rapporto spesa sanitaria PIL scende dal 6,6% del 2023 al 6,1% del 2026. E stando alle ultime notizie, dove pare che nel DEF 2024 vengano pubblicate soltanto i tendenziali senza entrare nel merito delle misure e verosimilmente sì, anche delle variazioni, è evidente che fa fede questo tipo di dato. Quindi fino a settembre sicuramente non sapremo se questo 6,1%, che ovviamente fa precipitare il rapporto spesa sanitaria PIL a livello, diciamo, di paesi che stanno molto lontano dallo status italiano, o sarà in questa maniera. In questo contesto si inserisce la necessità degli italiani di mettere mano al portafogli, e nel 2022, stamattina, abbiamo documentato che a fronte di circa 130 miliardi di spesa pubblica i cittadini ne hanno spesi circa 37, ma questi 37 miliardi di fatto sono sottostimati perché ci sono altri fenomeni meno noti. Il primo è quello che ci sono italiani che limitano le spese per la salute, il secondo è l'indisponibilità economica temporanea e il terzo è la rinuncia alle cure per ragioni di tipo economico. Quindi è vero che i cittadini escono di tasca propria 37 miliardi, ma questi soldi non sono sufficienti a soddisfare quelle che sono le necessità di salute, perché di fatto per ragioni economiche legate anche all'impoverimento delle famiglie non riescono sostanzialmente a far fronte a tutto questo. Quindi non ci sono solo i 36 miliardi in più, ma ci sono anche i miliardi, diciamo, non spesi, nel senso che se io poi rinuncio a curarmi o posticipo la cura per motivi economici, certo. Circa 4 milioni e 2 di famiglie limitano le spese per la salute, 1 milione di famiglie hanno indisponibilità economiche temporanee, quindi durante alcuni periodi dell'anno non possono mettere mano al portafoglio, e soprattutto quasi 2 milioni di persone nel 22 ha rinunciato alle cure solo per motivi economici, quindi non per ragioni legate a liste d'attesa o altro. È chiaro che c'è, diciamo, una parte sommersa dell'iceberg di bisogni sanitari inespressi e che ovviamente arginano quella che è la spesa delle famiglie, che ovviamente non aumenta più di tanto. Allora, vedo molti messaggi sui governi passati. Sì, il problema è che non siamo mai riusciti a fare, in questo senso sono ragione con alcuni ascoltatori, una spending review vera. La nostra spending review alla fine è stata molto spesso quella di tagli lineari. La spending review vera necessita di alcuni tagli, magari in altri casi aumenti la spesa, in altri la riqualifichi, in altri la tagli. Chiarisco il ragionamento di Cartabellotta: finché tu non hai la manovra e hai solo i tendenziali, cioè quello che stiamo per affrontare adesso come ultimo tema, è quello che ha presentato Giorgetti, il ministro Giorgetti, un DEF incompleto. Esatto. Tu sai quello che a livello, diciamo così, programmatico, inerziale, sarebbe la spesa nel 2026, il 6,1%. Poi il governo, in fase di manovra finanziaria, può dire, così come dice, rifinanzio il taglio del cuneo, può dire aggiungo 3 miliardi o 6 miliardi, dico cifre alla cavolo, però quello che è successo, alla spesa sanitaria, perché intervengo per esempio su alcune voci specifiche rifinanziandole anno per anno. Ecco perché Cartabellotta diceva dovremmo vedere settembre che cosa sarà la manovra, come livello inerziale scenderemo al 6,1%. Certo che poi il governo può dire metto dei soldi in più per la manovra 2024, valere sul 2025, via così, per alcune voci. Pensate solo a quello che è successo sull'edilizia sanitaria, lo spostamento di soldi dal fondo delle regioni per il PNRR, oppure uno può dire metto soldi in più, per esempio, per supplire la carenza di organico. Ecco la differenza tra quello che sarebbe la spesa se non c'è manovra finanziaria e poi invece il ruolo della manovra finanziaria.
E nel ringraziare Nino Cartabellotta parliamo proprio delle indicazioni che sono arrivate e di quelle che invece proprio non sono arrivate sulla prossima manovra finanziaria. Dico, non sono arrivate molte indicazioni, non voglio fare polemica politica, o vedo che adesso il PD scrive, per vari esponenti dice il governo ha presentato un DEF da governo dimissionario. Allora, il tema è questo, che era già successo nel passato di presentare un DEF con solo il quadro tendenziale, cioè cosa vuol dire? Che oggi il governo si è limitato a dire, secondo noi il PIL quest'anno crescerà dell'1% e il debito andrà al 137,8% e il deficit tendenziale è al 4,3% quest'anno. Ma è come se tu scattassi una fotografia dello status quo e non avessi voluto mettere che cosa hai intenzione di fare tu, nel senso che questo è lo stato dell'arte. Però di solito nel documento economico finanziario tu dici potremmo raggiungere un deficit in quel modo, potremmo arrivare a un debito in un altro modo, il governo stima un deficit che cala del 3,7%, quindi non ha indicato quello che è la parte, diciamo, cosiddetta programmatica, cioè che cosa tua intenzione, dove hai intenzione di dirigerti con questo scenario di fondo. Il ministro Giorgetti ha detto è successo già altre 4 volte, sì, ho fatto notare banalmente che quando è successo perché i governi erano dimissionari e quindi il governo Draghi, il governo Gentiloni, gli ultimi due avevano fatto la fotografia statica e essendo dimissionari non c'è nessun elemento programmatico. Chiedo quanto, e la posizione dice il governo fa così perché non vuole svelare le carte prima delle europee e dire ci sarà bisogno di una manovra correttiva. Giorgetti oggi ha negato l'ipotesi di una manovra correttiva. Comunque ringrazio Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore, da un lato, buonasera Dino. Buonasera, eccomi. Dall'altro grazie anche al professor Lorenzo Codogno che insegna alla London School of Economics a Londra ed è consulente di LC Macro Advisor. Buonasera Codogno. Buonasera a tutti. Allora, con Codogno vorrei prendere in maniera, diciamo, da economista e diciamo da chi analizza e osserva e opera sui mercati, con te Dino invece da un punto di vista giornalistico. Ha ragione Giorgetti, Dino, nel dire vabbè, guardate che altri governi l'hanno fatto, o la polemica politica, come dicono i ragazzi, ci sta e ci sta tutta, perché di sotto un governo quando presenta il DEF presenta anche la parte programmatica, non solo la fotografia statica. Allora, diciamo questo innanzitutto, la decisione del governo di limitare l'orizzonte del DEF al solo quadro tendenziale, se noi guardiamo alle regole che si stanno definendo in sede europea, è giustificata, nel senso che c'è un intreccio di impegni, scadenze, che una volta che saranno celebrate le elezioni europee, vedranno i nostri conti pubblici alle prese con il nuovo patto di stabilità. C'è la cosiddetta traiettoria tecnica che arriva il 20 di giugno, poi entro il 20 settembre dobbiamo definire il nostro piano pluriennale di spesa. Nel frattempo arriverà sempre a fine giugno una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo che ci obbligherà a tagliare il deficit dello 0,5, ma c'è un margine di trattativa che evidentemente il governo si riserva di mettere in atto con la nuova Commissione europea. Questa è la parte, come dire, di giustificazione, secondo me abbastanza comprensibile, visto che le regole stanno cambiando e che il nuovo patto di stabilità ancora deve essere formalmente approvato dal Parlamento europeo. Dall'altro canto però non si può non osservare che un documento di tale importanza è oggettivamente è privo della parte programmatica, che poi è quella che conta, perché qui abbiamo fatto 2 calcoli, servono 10 miliardi
per rinnovare il taglio del cuneo contributivo. Ne servono 4,3 per rinnovare il taglio delle aliquote IRPEF. Poi ci sono almeno altri 4-5 miliardi che ballano tra spese indifferibili, la decontribuzione per le mamme, detassazione dei premi di produttività, la flessibilità in uscita per le pensioni, e poi ci sarà un minimo di correzione dei conti che andrà fatta, e qui arriviamo almeno a 20 miliardi. Allora io ho un po' l'impressione che in questa fase, e qui siamo alla parte più politica se vuoi, sia piuttosto complicato per il governo assumere impegni quando ci sono le elezioni, e quindi, come dire, prendono la palla al balzo e prendono tempo, e quindi io penso che ci siano tutti e due gli elementi. È vero che il patto di stabilità deve essere ancora ratificato dal Parlamento europeo, è un nuovo patto di stabilità, il governo dice boh, vediamo che tipo di partita giochiamo con questo nuovo patto di stabilità, perché sappiamo che ha un po' più di flessibilità se tu fai un insieme di investimenti per aumentare competitività e quant'altro, cioè per la prima volta non tratta allo stesso modo tutto il deficit, dipende come hai ottenuto questo deficit, e in questo senso, come tattica politica, se ho ben capito Dino, ci sta che il governo vada a vedere che interlocuzione riesce ad avere poi con Bruxelles, se veramente lo deve tagliare dello 0,5 questo deficit oppure no. Dall'altro lato però è chiaro che se tu hai bisogno solo per le poste da rifinanziare più le spese indifferibili di 20 miliardi, hai tagliato leggermente il PIL che prevedevi all'1,2, l'hai messo all'1%, però devi spiegare questi 20 miliardi come li ottieni, o tagliando, e allora però bisogna capire che cosa tagli, facendo nuovo deficit non si riesce, e lì era la parte programmatica, siccome è molto probabile che tu debba tagliare in alcuni casi, non è, diciamo, non è caso, non è conveniente parlarne poco prima delle elezioni europee. Professor Codogno, dopo il traffico vorrei sapere la sua impressione dal punto di vista dell'investitore, cioè uno può dire vabbè, ma ragazzi, con lo spread così, con la liquidità che c'è in giro, chi se ne frega se anche il governo andrà a settembre a presentare diciamo, la parte programmatica, oppure se la cosa vi ha sorpreso. Dopo il traffico, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Almeno la logistica falla facile. Scegli Modulblock. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta. Buonasera, bentrovati sulla A14 Adriatica, code per incidente tra Pesaro e Riccione in direzione Bologna e tra Civitanova e Porto Sant'Elpidio in direzione Taranto. Un mezzo in avaria provoca incolonnamenti sull'autostrada del Sole tra Orvieto e Fabbro in direzione Milano. Incidente code sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e l'innesto con l'autostrada dei Fiori in direzione del capoluogo ligure. Parliamo allora della A4, autostrada Serenissima, code per un mezzo in avaria tra Brescia e Trezzo sull'Adda in direzione Milano. Per incidente si viaggia in coda tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. In Lombardia sulla 8 Milano Varese code per incidente tra Lainate e Castellanza in direzione Varese. Ci risentiamo alle 18:45, buon viaggio. Focus Economia. Allora, Lorenzo Codogno, dal punto di vista puramente dell'investitore, lasciando stare quindi la ricostruzione, l'analisi che ha fatto anche sul fronte politico, è una cosa così grave oppure alla fin fine, voglio dire, va bene, il governo ha rivisto il PIL un po' ribasso, più realistico con le previsioni degli altri istituti, e poi a settembre, dopo aver trattato con l'Europa, vedremo quale sarà la manovra? Beh, la situazione è in divenire, quindi da un certo punto di vista è gioco forza per il governo, non c'erano grandi alternative, penso, quindi va bene quello che è stato fatto. D'altro canto, un po' di impegno Giorgetti se l'è preso, perché di fatto ha detto che confermeranno
grosso modo gli obiettivi della NADEF, quindi questo sostanzialmente significa che un impegno c'è. Inoltre anche si è impegnato formalmente a ridurre il taglio al cuneo fiscale, a riduzione dell'IRPEF, quindi arriviamo a quei 20 miliardi che sono stati citati prima. Quindi di fatto alcuni impegni ci sono. Va detto che da un punto di vista dei mercati è enormemente importante, dà un segnale anche sul debito. E ovviamente il profilo che è stato presentato nel DEF è insufficiente, perché si arriva verso la fine dell'orizzonte di previsione poco sotto al 140, con un rialzo del rapporto debito-PIL. Questo ovviamente non è accettabile, quindi è inevitabile, a mio avviso, che o con una mini manovra durante l'estate o nell'ambito della legge di bilancio si vada verso una correzione più marcata, perché il minimo che bisogna fare è mostrare una riduzione del rapporto debito-PIL. In più ci sarà una richiesta formale da parte della Commissione europea, in accordo con il governo italiano, per un percorso, una traiettoria di riduzione che sia credibile, ragionevole, ma che sia anche in linea con le nuove regole europee. Quindi questo per dire che purtroppo ci sarà una manovra non piccola in autunno. Quindi lei dice, se ho ben capito, Codogno, da un lato non deve preoccupare, perché tutti andranno, il governo Giorgetti ha confermato i dati della NADEF e poi andrà a trattare con l'Europa. Dall'altro però è chiaro che se tu in proiezione vedi che il debito va al 140% del PIL, il governo dice sale ma resta sotto, si è capito, però bisogna capire come andrà. 137,8% quest'anno, poi aumentata al 138,9% del deficit e 139,8% nel 2026. Quindi la tabella presentata dal governo vede un aumento di un punto percentuale di debito di fatto all'anno fino ad arrivare al 140%. Lei dice nel 2026. Questo non è accettabile dai mercati prima ancora che dall'Europa, se ho ben capito il suo ragionamento. Assolutamente sì. Ok, quindi non è tanto l'Europa, quello che ricordava prima Pesole, andiamo a trattare sull'interpretazione del nuovo patto qui, e non vai a trattare niente se riparte lo spread, e dovrai dare delle garanzie che questa traiettoria del debito, che detta così appunto prende un punto percentuale di PIL, cioè circa 20 miliardi, 22 miliardi di euro l'anno in più, e va al 140%, che venga fermata e diciamo appiattita e probabilmente anche piegata la gobba. Quindi Dino Pesole, torno alla parte giornalistica, saranno più i mercati poi a imporre una correzione che diciamo che l'Europa? Beh, in effetti sì, cioè, il ministro Giorgetti non è che abbia escluso del tutto il ricorso a una correzione, ha detto vedremo quello che c'è da correggere e lo faremo eventualmente. Ci sono due strade sostanzialmente, o si interviene a fine giugno e lì l'occasione potrebbe essere quella con l'assestamento di bilancio, che è un appuntamento annuale, lì si potrebbe provare a correggere il deficit anche in previsione della trattativa, perché ricordo che adesso il nuovo quadro tendenziale aggiornato del governo vede un deficit nel 2025 del 3,7%. Io ho un po' l'impressione che con il piano pluriennale e la nota di aggiornamento di settembre il profilo programmatico sarà più alto, e quindi che ci sarà un margine, uno scostamento che il governo intenderà perseguire nuovamente in deficit. Io non so se questo sarà possibile. Cioè, adesso chiarisco, tu per avere più soldi puoi o diciamo tagliare la spesa, o aumentare le tasse, due cose da escludersi visto che appunto vanno rifinanziato il taglio del cuneo fiscale, oppure aumentare il deficit, cioè rispetto a quello che avevi programmato. Sì, esattamente, oppure si fa un mix tra i vari interventi. Io non riesco a capire dove si possa tagliare la spesa con le difficoltà che abbiamo noi. Abbiamo una spesa pubblica di 1.200 miliardi e l'abbiamo tagliata di 1,5 miliardi, se va bene. Per quanto riguarda le nuove entrate ci si affida al concordato biennale preventivo, ma lì ancora non sappiamo quale sarà
l'entità della platea coinvolta. Quindi io ho un po' l'impressione che la carta sottotraccia del ricorso al nuovo deficit non sia del tutto abbandonata. C'è da dire che la trattativa si terrà in prevalenza con la nuova commissione. Non credo che la nuova commissione avrà, soprattutto all'inizio, un atteggiamento particolarmente rigoroso, ma a noi quella minima correzione di bilancio richiesta dalle nuove regole dobbiamo farla, se no il debito riparte, anche perché ci sono 219 miliardi di crediti edilizi. La cifra è stata aggiornata oggi dal ministro Giorgetti ed è una cifra spaventosa. Senta, Codogno, le chiedo un ultimo commento, è d'accordo con Peso, cioè che o tu fai dei tagli ma non si capisce bene dove, o aumenti le tasse o alla fine vai a limare un po' il deficit atteso portandolo più in alto. Sì, dobbiamo ricordarci che il vero problema non è ora ma nel 2027, quando tutti i fondi europei verranno, la maggior parte dei fondi europei verrà meno, quindi la spinta alla domanda legata ai finanziamenti europei si esaurirà e questo vuol dire minore crescita, e a quel punto i problemi verranno al pettine, per così dire, e quindi bisognerà trovare un modo per rilanciare il processo di riforma grazie appunto a questo grande spinta alla domanda legata ai quattrini europei, per essere pronti nel 2027 con una crescita potenziale più elevata. Questa è la vera sfida per l'Italia, al di là del breve periodo. Nel breve periodo probabilmente non ci sarà la necessità di fare manovre draconiane, nel senso che comunque per il 2025 siamo in zona Cesarini, perché le raccomandazioni arriveranno in giugno e quindi c'era poco tempo per il governo, nell'ambito della legge bilancio, di fare grandi cose, però la vera sfida è quella di rilanciare la crescita 2026. In futuro, dopo lo stimolo a domanda che per definizione è temporaneo. E il 2027 però è un'era giurassica di secoli e secoli per la politica. Grazie intanto a Lorenzo Codogno, che appunto è visiting professor London School of Economics e consulente del LC Macro Advisor. Grazie al collega Dino Pesole, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.